Nel cuore di Teramo, lungo l'animata via Carducci, verrà inaugurato domani, venerdì 31 maggio, uno spazio innovativo dedicato all'incoraggiamento della lettura, culmine del progetto Entrare dove non si entra. La Casa del Patto della Lettura nasce dalla collaborazione tra il Comune di Teramo e la Biblioteca regionale Melchiorre Delfico, un'iniziativa che ha visto anche il coinvolgimento di molteplici enti e associazioni del territorio. Spazio fortemente, diciamo, voluto e che faceva parte di un'azione progettuale che si chiama Entrare dove non si entra, che è un progetto di promozione della lettura che il Comune di Teramo ha vinto 2 anni fa e che si è realizzato nel corso del 2023-24. E che domani trova la conclusione, ma il progetto si conclude con un nuovo inizio, cioè con l'apertura di questo nuovo spazio. La Casa del Patto per la Lettura, che cos'è? È uno spazio dedicato a tutte le associazioni che hanno firmato il Patto per la Lettura e che queste associazioni potranno utilizzare per progetti di promozione alla lettura. Il nuovo centro sarà un punto di riferimento per tutti coloro che sono interessati a promuovere la lettura e a partecipare a eventi culturali correlati. 61 le associazioni che hanno aderito al Patto della Lettura, è una inaugurazione che arriva al termine di un progetto e che apre le porte a un anno nuovo, perché tutte queste associazioni finalmente hanno una casa. Oltre 385 le persone formate per 100 ore. Quindi abbiamo 120 volontari che faranno lettura da qui in futuro, utilizzando anche questa struttura, ma chiaramente in tutto il nostro territorio e per tutta la nostra comunità. Ed è un traguardo straordinario che abbiamo raggiunto chiaramente con la biblioteca, soprattutto con la biblioteca, con anche la collaborazione dell'università e di tutte queste associazioni che hanno portato oltre 120 sul territorio nell'ultimo anno. Il patto ha il nome di Entrare dove non si entra, ho partecipato a tantissimi eventi e posso assicurare che siamo entrati veramente dove non si poteva entrare in tantissime realtà che fanno parte della nostra comunità, molto complesse e molto difficili. La lettura è stata una chiave di volta in molte situazioni, quindi devo dire che pienamente abbiamo raggiunto l'obiettivo.